farmi rifare la strada e la provinciale Castelvetro con il tornante, eccetera, eccetera, ma siccome c'è anche... Prendere la terza uscita su strada provinciale Fondovalle Panaro. Sì, siccome c'è anche la strada un po' più normale da Cagno, perché non farla? Oltretutto non è nemmeno così grande la differenza fra l'una e l'altra, anzi forse da questa parte un pelo più corta addirittura. Tra 900 metri, immettersi nella rotonda. Alla rotonda prendere la terza uscita su via per Sassuolo. Prendere la terza uscita su via per Sassuolo. Uscire dalla rotonda. Tra 2,5 km immettersi nella rotonda. Alla rotonda prendere la seconda uscita su via per Sassuolo. Ecco che mi ha fatto girare qua così. Scarichi da fare, poi
Fiorino, e poi tornare indietro da queste parti, prendere la statale dell'Abetone e andare a fare uno scarico a Serra Mazzoni e uno a Pavullo nel Frignano. Questo facciamolo passare, se no blocca tutta la strada. Alla rotonda prendere la prima uscita su via Montanara. Prendere la prima uscita su via Montanara.
pedemontana. Uscire dalla rotonda. Sì, signore. Tra 3,5 km prendere la rampa a destra su via Circonvallazione Est. Bene, ci vediamo fra un po', ragazzi. Funziona? Sembra di sì, la piccola. Caricarsi già subito alle 8 e 38 della mattina. Adesso andiamo avanti. Prossima uscita. Prendere la rampa a destra su via Circonvallazione Est, quindi immettersi nella rotonda. Ok, questa qui è la... Prendere la terza uscita su via Eugenio Castellotti. È l'uscita dall'altra, da quella più avanti, non questa, dove si va allo stabilimento della Ferrari. Uscire dalla rotonda, quindi svoltare a destra. Svoltare a destra su via Eugenio Castellotti. Arrivo a destinazione, via Giuseppe Farina 31, sulla destra. Thank you.
secondo scarico fatto. Sono le 9, ci è voluto un po' perché c'era un altro che doveva, un furgone che doveva caricare, poi non lo facevano caricare, il capo gli ha detto di andare via, stava per andare via, ma mi ha chiesto di spostarmi. Mi sono spostato, è arrivato il ragazzo con la sua roba, quindi si è fermato, l'ha caricato lui, poi è andato via lui, poi è andato a prendere il muletto per me, poi sì, insomma è stato un attimino rigoroso, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso qua io devo semplicemente tornare indietro, perché il secondo scarico di Maranello è sempre lungo questa strada qua e ce l'ho sul lato sinistro del camion, quindi adesso speriamo che il furgone qui dietro sia comprensivo, sembra di sì. Si è fermato anche lontano, non si fidava lui. Micio, datti una mossa che se no facciamo una schiacciatina, eh? Entrare.